No, sono contento che Paolo abbia visto appunto questa conoscenza della Grecia, perché io penso, ci sono altri esempi di scrittori italiani che aprano uno specchio così, così ampio, distillato al tempo stesso, sulla Grecia, sulla storia della Grecia degli ultimi 30 anni. Quindi ci deve essere solo una conoscenza diretta, confermata adesso da Paolo. Proprio una domanda secca, rapidissima: quando è cominciato? Quando è iniziato? Cominciato più di 5 anni fa, Appunto, diciamo. appunto. E il lavoro di ricerca, enorme, ripeto, è enorme il lavoro di ricerca, e del tempo passato e di questo attuale, perché anche se uno dei due scrittori ha una conoscenza diretta, insomma, però ci vuole una documentazione formidabile. Quanto è durato il lavoro di ricerca? Tanto, è proseguito. È durato per tutto il tempo della scrittura. Noi conoscevamo lui per motivi personali, io per studio, il mondo bizantino, la storia bizantina, un po' di storia greca, ma proprio non quella recente. E abbiamo lavorato tenendo i libri di storia sulla scrivania, in modo che tutte le storie private, tutti gli intrecci che ci siamo venuti in mente avessero una base sicura, seria, insomma, nella storia questa storia così complicata che noi non abbiamo, poi non ci siamo resi conto di fare un romanzo storico, anche perché forse non lo è un romanzo storico, ma è sulla storia, cioè tutto si intreccia sulla storia reale. Ecco, la cosa bella, direi, proprio facciamo una conversazione, e direi che non c'è un briciolo di sapere scolastico o libresco, perché tutto è stato veramente rinverdito, rinvigorito, fatto proprio. E ecco perché di questa trama corposa ma anche bagnata di leggerezza, direi. È stato un work in progress questo? È stato, oppure era già definito nei dettagli? Dei dettagli, delle linee fondamentali. Raffaello, non è che leggendo il libro noi abbiamo voluto dare un'interpretazione
Infatti questa differenza si vede anche in un piccolo particolare. Il Papa che porta a corredo un canto gregoriano e il copista che si sbaglia ci arreda un inno alla Vergine che è un canto bizantino, e c'è qualcosa che non va, perché sono due culture diverse, insomma, e questo è uno degli indizi seminati durante questo libro. Ecco, una cosa che a me intriga moltissimo, perché basta che penso al mondo bizantino e mi immergo con Teodora, Giustiniano, Ravenna, Santa Sofia, eccetera. L'interesse per il mondo bizantino orientale, ecco, aspetta la prima, proprio per... Aspettano tutti e due, a me per studi, dicevo prima, a lui perché ha sposato un mondo tutto diverso, e lui ha scoperto tutti quegli aspetti nuovi. Però questa attrazione c'era anche, ecco, per una frequenza, diciamo, intellettuale. Se lo doveste riscrivere, questa è proprio una domandaccia da uomo della strada, verrebbe in questo modo o cambiereste? Lo potete rispondere? Forse qualcosa la cambieremo, io sì, qualcosa sì. No.